vino, scancella la tristezza e va a bailar la Fancy Dance. E buonasera! Beh, perché mi fai l'applauso? Mica sono Amadeus, mica sono Fiorello. È il clima del restaiolo, modaiolo. Vabbè, subito, subito, mi hai chiamato l'applauso, subito con l'asso. Chiaramente. Via, vai, va bene. Hai visto la seconda giornata del festival? Ho visto quando, quel po' che ho visto, dopo ho dovuto spegnere perché mi stava a sentire male. Hai visto John Travolta? Ricordando che trashata, madonna. È un grandissimo attore. Ma quanto gli hanno dato per fare quella pantomima? Qualsiasi cifra è stata poco, perché ormai si è sputtanato definitivamente. Lui, non tanto lui, ma chi gliel'ha fatto fare? Sanremo, Amadeus, Fiorello, i cosiddetti autori nascosti, misteriosi, la RAI. Il funzionario RAI, il mitico funzionario RAI. Non so quanto hanno studiato per fare questa... Ma piace, ma come sono gli ascolti? Piace, sta roba, piace. Questa è la roba nazionale popolare che piace, no? Allora, ai nostri concittadini, tranne il balletto di Travolta con... Perché Travolta, pur facendo il ballo del qua qua, non si è messo anche lui il copricapo da papero? Beh, se l'ha lasciato solo ai due deficienti ai suoi lati. Non stava scritto nelle clausole, no, esatto, aveva aggiunto $100,000 in più. Se si fosse dovuto mettere il copricapo da papero, era $100,000 in più. Allora, la cosa è che anche finalmente la stampa nazionale si accorge che qualcosa non funziona, no? Cioè, da questi scivoloni, a beccato sul maggior quotidiano nazionale, che di Milano, il Corriere? 5, voto 5 a Fiorello, perché non è stato in grado di ribaltare il risultato. Là ci vuole a Borghese per ribaltare il risultato. Che doveva ribaltare? Ribaltare no, perché si è visto il momento della trasciata, esatto, proprio pesante, triste, brutto. Avrebbero i giovani, che tu non conosci, lo slang dei giovani è gringe, una gringiata. Che significa Grinch? Significa? Il Grinch! Ma lo sai il Grinch, quello del Natale? Niente! Quel pupazzetto. Ecco, da là deriva la grinciata. Ti ho fatto pure una lezione di cosa? Io ci vengo apposta. Da Z Generation. Ci vengo apposta. Tu sei Z? No, io tu sei boomer ed è acclarato. Io non lo so neanche che sono. Allora, ci siamo tolti il peso di Sanremo. O dobbiamo ancora parlare di Sanremo? Qualche altra tresciata? Noi dovremmo dire anche chi vince a sto punto, perché noi ci rivediamo a bocce, a babbo morto, è vero? Ah già, perché oggi chiudiamo noi e poi ci rivediamo martedì, quando sarà tutto definito, esatto. E quindi chi vince? Dobbiamo fare le carte, il tarocco. No, purtroppo, diciamo, però tu lo sai a prescindere. Io la mango. La mango? La mango. È così stabilito dalle case discografiche. Lo dici tu? Lo dico io. Va bene, ci siamo tolti il peso. Basta Sanremo. Torniamo a qualcosa di più prosaico, di più più terra-terra. Per esempio, parliamo di soldi. Il bonifico entro 10 secondi. Finalmente. Poi dicono male all'Europa. Se non c'era l'Europa che faceva una bella direttiva e diceva a tutti gli stati membri, tutti quelli che lo utilizzano l'euro, ma anche gli stati membri che non lo utilizzano e che utilizzano ancora la loro moneta, saranno obbligati a fare il bonifico immediato. Cioè basta con la storia che se tu fai il bonifico il venerdì, il primo giorno lavorativo dopo la bravo fine. Allora, l'esempio è proprio classico: il venerdì alle 3 tu fai il bonifico, i soldi arrivano al bonificato martedì, cioè se li vede sul conto il martedì successivo, perché il bonifico parte il primo giorno lavorativo dopo, che sarebbe lunedì, e il martedì si ritrova i soldi. Questo con grande... E ha detto che si deve fare gratis, perché adesso si può... Senza maggiori cose. Adesso si può fare... Tipo 52, dipende dalle banche, è vero? Dalle banche. E invece adesso, però, questa cosa entra in vigore... Vabbè, intanto... Direttiva,
recepimento, bla 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 bla, un anno? Non è detto che le banche non possano anticipare la... Per farsi belle. A proposito, ho letto che BPER ha chiuso i conti del 2023. Aspetta che devo comprare così. Così con BPER. Ha chiuso i conti... Guarda, una cosa, io sono rimasto scomodo. Ha chiuso i conti del 2023... con un utile di 1.800 milioni di euro. Cioè, hai capito il super bonus a chi ha arricchito? Altro che i professionisti, le imprese edile. Cioè, 1.800 milioni di euro di utile nel 2023. Solo la BPER. Metti poi tutte le altre banche, capito a che serviva? Però le banche anticipano, le banche prendono il rischio. Sei il rischio. Le banche scontano al 60%. La fattura al 60%. Sì, 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 la fattura che vale 100 e quindi diventa 110, l'hanno pagata a 60 e loro si sono presi il credito di 110. E quindi hanno fatto gli utili, però dice, vabbè, l'hanno fatto apposta perché prima le avevano obbligate a comprare i titoli del debito pubblico italiano. E quindi una mano lava l'altra e siamo sempre in buone mani per tornare. Boni, qua solo io farei una causa, come si dice, una class action. A chi la faresti? No, la farei fare. No, la farei fare. Con l'avvocato del popolo che se ecco, la ecco, grandissimo. Stabilisci. Riprende tutti quei soldi, li prende i ricchi e li riga. A elicottero li ributta. Grandissimo l'avvocato del popolo. Del resto è sempre stato, abbiamo sempre detto, il miglior presidente del consiglio della storia della Repubblica. Non a caso, non a caso. Da grande avvocato sul giurì d'onore, che cosa fa? Si è ritirato un minuto prima della sentenza. Hai visto? Ma solo ride la parola giurì d'onore, cioè, mi pare. Allora, siccome io non ho seguito la vicenda, perché mi viene da ridere, spiegami che è successo, perché non... Allora, stavano arrivando alla conclusione e praticamente i rappresentanti del PD e del centro-sinistra, diciamo così, si sono dimessi dal giurì e quindi non ci sarà più nessuno. Hanno perso la solita pagliacciata. E Conte ha detto non c'era più la serenità del collegio per giudicare questa cosa e quindi non sapremo mai se a firmare il MES a fine sia stato Conte, come secondo me ormai è claro, perché la Meloni ha detto che la firma lui ormai ha fatto tutto, l'ha fatto si è tirato indietro. Madonna santa, vabbè, questo è meglio delle barzellette sui carabinieri. Molto meglio. Vabbè, comunque questa è la classe politica che ci ritroviamo, in effetti. Allora, all'orizzonte però già si staglia, già sta arrivando... Io lo so, di cui parli. Il prossimo presidente della... Prima della regione Umbria, poi... Un passo alla volta. L'importante è che lui sia, come dire, seguendo la scuola all'opposizione, in maniera dura, ferma... Lo vediamo perché certamente ci ha spiegato perché è sceso in politica. Vediamolo. Io ne ho 63. Mangio, bevo e dormo, e se mi faccio girare le scatole sto meglio di Fedez. Volo via, vado dove cacchio mi pare. Ora il ragionamento è Fedez. Il ragionamento è facile. Io sono prestato alla politica perché mi sono rotto proprio le scatole. Per quanto mi riguarda, con 4 spicci che ho in tasca, nonostante i 20 milioni che la finanza si è tenuta ferma e nonostante gli altri 20 che mi voglia prendere, io campo e bevo fino all'ultimo dei miei giorni, anche se campo 300 anni e 10 generazioni dopo di me camperanno uguale. Quindi il concetto è molto semplice, non me ne può fregare di meno di far politica. Faccio politica e mi sono rotto i coglioni di vedere una marea di disoccupati incapaci che non hanno mai fatto una roba. Allora, proprio su TikTok siamo anche noi. Abbiamo la diretta TikTok. Detto questo. Bandecchi, sindaco di Terni. Attualmente solo sindaco di Terni. Le ha cantate. Ha spiegato perché lui è sceso in politica. Ha detto: io sono sceso in politica perché sono scocciato di vedere in politica gente che non sa fare niente, gente, no, disoccupati, che poi si riciclano in politica. Ma come? Dovremmo chiamare Bandecchi a venire qui in regione Abruzzo. Le liste dell'alternativa popolare di Bandecchi in Abruzzo? No, non penso. Peccato, è stata una bella occasione. Eh sì, due voti sicuri per dire.
Comunque l'avremmo fatto venire qua, perché a noi ci hanno raccontato tutti i progetti politici. Tu quando senti il politico che ti parla di progetto politico, cosa pensi? Pensi a Bandecchi o pensi a progetto politico? Ah, pensa al progetto sono rassegnerato. E perché a me viene da pensare a Bandecchi quando sento i progetti politici? Oh, invece c'erano anche delle realizzazioni fatte, come dire, un minuto prima delle elezioni, no? Per sarà una coincidenza? Quali? Questa rap energia. Bellissimo. È proprio l'esempio del carrozzone. Aggiungiamo carrozzone. Una carrozzetta al carrozzone. Al carrozzone che sta del resto, in movimento. Del resto l'ARAP nasce dalle ceneri dei nuclei industriali che sono stati fulgido esempio di grandissima amministrazione. Infatti non so qual era il buco che avrebbe dovuto sanare pure là. E quindi dopo il fulgido esempio della rappresentazione di Snuglia, avendo lavorato benissimo tanto e bene, allora loro dicono: siccome noi abbiamo lavorato tanto bene, noi facciamo ARAP Energia. Ecco, e dentro ARAP Energia chiediamo, facciamo partecipare come socio di minoranza un privato. Hanno fatto la gara, è entrato un privato, e che fa? Che farà ARAP Energia? Che farà? Spiegami. Deve, diciamo, dare attraverso le rinnovabili un'energia a buon mercato alle aziende che operano nei vari territori di competenza, negli ex nuclei industriali. Vabbè, la prima cosa che dovrebbero utilizzare l'energia, la prima cosa la dovrebbero usare per i loro impianti di depurazione, per le loro... E quindi utilizzare... Però quelle poche, diciamo... Dovrebbe essere poca roba. Il problema è tutti questi terreni, no, di pertinenza per mettere queste distese di di pannelli. Dove li vai a... Allora, domanda. Requisiti. Sì, a prezzo di mercato? Senz'altro. Poi voglio vedere tutti questi pannelli, quanto... Quelli poi durano 10-15 anni, poi si devono smaltire e quindi... Poi bisogna smaltirli, quindi sarà un problema... Sarebbe stato molto più semplice, per esempio... Fare uno studio di una un bella... tavolo, facciamo un tavolo. Quello si può fare. Vediamo se qualcosa. Una bella centralina nuclearina, quella pagata dall'ARAP. Dove sta? Da chi ti pare, basta che la facciamo. Cambiamo, in Abruzzo, cambiamo sfondo. Perché ricordiamo sempre il. Siamo andati un po' troppo oltre. Eccoci. Nuclear Now, perché noi siamo per il nucleare. L'unico modo per evitare il cambiamento climatico è utilizzare questo tipo di energia. Certamente, perché le rinnovabili non ti garantiscono nel breve, ma neanche nel lungo periodo, tutta l'energia di cui si ha bisogno, soprattutto per i nuclei, per la produzione, per chi produce, artigianato e via discorrendo. Ci salutiamo? Già? Io so che hai un appuntamento, devi andare al capezzale di recapito. Dovrei andare perché effettivamente siamo tutti molto preoccupati. Detto ciò, però, dobbiamo dire l'ultima cosa. Dilla. Allora, la Coca-Cola cambia ricetta? È una domanda. Al momento è una domanda. Ma se la ricetta della Coca-Cola non è stata sempre segretata? Però adesso arriva la versione piccante... È la versione al lampone. È tipo, tu stai a mangiare la bella pizza in America all'ananas. Ale! Ananas e lampone, una bella Coca-Cola con... Però vedi come vanno avanti gli americani, come le studiano. Di zuzzarie le fanno, ma proprio sono campioni del mondo a zuzzarie. Va bene. Allora, noi ci rivediamo però martedì. Carnevale perché, essendo proprio carnevale, noi commenteremo, non è colpa nostra, Sedica, le liste, perché verranno presentate. Ah, giusto, verranno presentate tra venerdì e sabato. Venerdì e sabato, lunedì commentiamo e martedì commentiamo le certamente liste. Poi ci avremo l'ospite, quel famoso. Hai voglia? Anche più di uno. Va bene, alla settimana prossima. Ciao. Salute a tutti. Ciao. Buon Sanremo. Perché Sanremo? Perché gli devi dare questa cosa? Vabbè. Scancella la tristezza, va a bailar la felicità. Dance, 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 boogie president.